Bentornati in studio, diamo il benvenuto alla nostra ospite. Buongiorno Caroline Denti, che è titolare di California Bakery. Buongiorno. Buongiorno a voi. Che piacere, perché qui parliamo veramente di un pezzettino d'America, finalmente a Milano, che io non so come definirlo, perché non si può semplificare e dire, non so, una caffetteria, qua dice forno d'America. È di più, è molto di più, quindi ce lo spieghi lei, che cos'è appunto California Bakery? California Bakery è un luogo magico, È il risultato di una grande storia d'amore prima di tutto, per cui è magico per questo. Perché? Perché io sono curiosa. Perché è un format che ha inventato mio marito 15 anni fa, quando io ancora nella sua vita non esistevo. Poi si è rivolto a me 10 anni fa perché aveva bisogno di rivedere delle cose. Io all'epoca avevo un'agenzia pubblicitaria e ci siamo innamorati. E quindi nell'innamoramento questa California Bakery, che in realtà era ancora piccola perché erano delle piccole pasticcerie americane dove si mangiavano dolci o si portavano a casa fette di dolci, è diventata quella che è oggi, per cui una piccola catena di caffetterie aperta 7 giorni su 7, dalle 7 del mattino a mezzanotte, con 50 persone che ci lavorano e tantissimo entusiasmo, per cui è soprattutto una storia d'amore. Ed ecco il successo, secondo me, perché sotto sotto c'è tanto amore per quello. Sì, è un posto, come diceva lei, veramente magico. Perché non è anche come fatta, non è la solita caffetteria così, è un po' country, un po', non so, c'è... Sì, è un po' un misto di tutto, è un misto della mia educazione. Io sono di papà siciliano e mamma francese. Ho vissuto tanti anni in Francia, per cui c'è questa influenza un po' dei bistrot francesi, anche nelle ricette c'è qualcosa di francese che però non è interamente detto. Poi c'è molta America, perché ho studiato in America 6 anni, mi sono laureata lì, lavoravo tra l'altro in una caffetteria per mantenermi agli studi, per cui c'è un po' tutto, c'è molta attenzione negli arredi, c'è infatti lo vediamo, quasi un'attenzione sì, maniacale al dettaglio, è un prolungamento di casa nostra, poi è il luogo dove comunque viviamo quasi tutto il giorno, per cui è un po' una casa, sì, una casa per i dipendenti, è una casa per noi, è il nostro posto. Anche questo è un altro, credo, ingrediente del successo, perché siete voi a controllare che tutto vada bene, quindi dai dettagli a poi mangiare, l'ambiente, tutto. Siamo noi che decidiamo le ricette, siamo noi che facciamo la selezione del personale, siamo noi che abbiamo il polso con i clienti perché siamo molto presenti nei negozi, poi abbiamo comunque dei collaboratori estremamente validi che ci danno una gran mano, per cui siamo lì, siamo lì. Dove si trovano queste tre bambine? Allora, queste tre bambine si trovano, la prima è in Viale Premuda al numero 44 a Milano, che diciamo è la prima autentica California Bakery, la prima nata. Poi ce n'è una molto piccola in Largo Augusto che ancora mantiene il vecchio format che aveva dato mio marito. Per cui una piccola pasticceria dove si entra, si mangia al banco, non ci si può sedere, però è stata implementata poi con tutti i nuovi prodotti, per cui si mangia anche tanto salato. È proprio un micromondo che contiene un maximondo. E poi c'è l'ultima, California Bakery, che è nata un anno fa e che si trova in piazza Sant'Eustorgio, al numero 4, in questa piazza meravigliosa di Milano, che è un luogo magico, è un'isola pedonale con un parco meraviglioso, c'è la Basilica di Sant'Eustorgio che è il primo Duomo di Milano, per cui ha proprio questo fascino retro della vecchia Milano, e lì nasce l'ultima California Bakery con questo Dior stupendo, fatto con mobili da giardino di recupero, insomma roseti, fiori, piante, bellissimo. Bella anche, stiamo vedendo le fotografie, la presentazione dei piatti, anche questa è particolare, anche lì una... tanta cura, anche le torte a forma di cuore, non sono le solite cose che vediamo tutti i giorni, ci fa piacere. C'è tanta cura in tutto, c'è cura nello spiattamento, c'è cura nella ricetta, c'è cura
nel dettaglio, c'è cura nel fare anche poi degli eventi che siano degli eventi culturali e non solo improntati al business, perché mio marito si arrabbia quando dice così, quando dico così, però in realtà è così. Per carità, California Bakery ci dà da vivere, è il nostro lavoro, e certo, quindi ci mancherebbe, però tutto nasce dalla voglia di fare bene, di nutrire gli altri, di nutrirli con cibi sani, con materie prime di altissima qualità, fare anche delle iniziative che siano prima di tutto delle iniziative culturali che facciano bene alla città, e poi arriva il guadagno, che comunque arriva sempre. Certo. Che perché quando si fanno le cose col cuore, poi i risultati arrivano. Si vedono, no, certo. Sì. Quello, appunto, voi siete aperti tutti i giorni e tutto il giorno, quindi c'è la possibilità veramente di mangiare da dolce al salato tutto il giorno. Sì, noi abbiamo questo nuovo concept che ho voluto io fortemente, che dà libertà. Perché la libertà è uno dei principi fondamentali della mia vita, per cui dare libertà anche nella ristorazione. Quindi le cucine sono aperte dalle 9 del mattino all'1 di notte, 7 giorni su 7. Il cliente può venire a qualsiasi ora del giorno e della notte e volere qualsiasi cosa ci sia a menù. Noi abbiamo un menù molto ricco, che è suddiviso, diamo dei suggerimenti, perché a seconda degli orari sappiamo che le persone preferiscono una cosa o l'altra. Certo, però tipo qualche tipo, non qualche so, abbiamo piatto, il breakfast, dove abbiamo le scramble eggs, che sono le vostre pazzate, dove abbiamo la fruit salad con lo yogurt, abbiamo tantissime cose che possiamo offrire ai clienti. Certo, c'è il cappuccino e la brioche, però la brioche è la brioche fatta da noi, con l'impasto del bagel, e sono tutte cose... Di prodotti sani, assolutamente ecco, genuini. Sì, quindi già la mattina si parte facendo queste colazioni molto ricche, e non è un posto, non sono posti dove si può entrare e bersi il caffè e via. Sono posti dove bisogna prendersi un tempo per fare la colazione, per esempio, che è un momento molto importante. Quindi ci si siede, si beve o il caffè americano o il caffè espresso, si fa colazione seduti, si legge il giornale, ci si dedica una buona mezz'ora per partire in maniera... Proprio una filosofia di vita. È una filosofia di vita. Le California Bakery sono in realtà un posto dove io desidero che la gente venga e si prenda un break da questo stress quotidiano che soprattutto c'è in città, nelle città come Milano. Per cui è una pausa che viene data sia dal cibo ma anche dal personale. Noi facciamo moltissima formazione al personale, i ragazzi devono sapere che prima di tutto devono essere gentili, carini e disponibili, perché se no sentire queste parole non possono neanche entrare. Io la mattina dico sempre, vado in laboratorio, vedo com'è lo stato d'animo dei cuochi, perché se loro sono arrabbiati poi le cose non vengono buone, perché nutrire è anche nutrire di energia, per cui è molto importante l'energia che c'è all'interno del locale, che viene data dai cuochi, dal cibo, dall'atmosfera, da tutto. Ma guarda, vi adoro. Allora, siccome ci sono tante cose, perché voi non vi siete fermati solo a tutto questo, proprio il servizio, cura, tutti i dettagli, tutto il cibo, ma organizzate anche, non so, dei corsi di cucina, ad esempio, gratuiti, quindi, poi dei picnic all'aperto, avete veramente una infinita serie di servizi in più. Allora, sì, i corsi di cucina nascono proprio dall'esigenza di condividere con gli altri un po' i nostri segreti, no? Che sembra una cosa strana, nel senso che il segreto è tuo e te lo tieni. Invece io penso esattamente il contrario, nel senso che io voglio condividere i miei segreti perché voglio che tante persone capiscano, per esempio, come è fatta una cheesecake, che è una torta sana, che nutre, non è ricca di grassi assolutamente, può andare bene per un bambino di un anno, come per una persona anziana che magari ha difficoltà nella digestione, ma adesso a prescindere da questo, è proprio il condividere con gli altri, no? Per cui questo corso di cucina per adulti è nato da questo desiderio di... Prima dei miei clienti che mi chiedevano ma come si fa, ma dammi la ricetta, eccetera, eccetera. E poi proprio di fare un'azione più culturale. Certo, questo per informazioni, noi vediamo il sito, ma anche se uno viene da voi si può chiedere informazione per assolutamente fare questo corso che abbiamo detto gratuito, per grandi e anche per i piccoli. Sì, però, il lunedì per grandi, il martedì per i piccolini che imparano a fare la pasta frolla. Si fanno i loro biscottini con tutte le formine di animale, di fiore, eccetera, eccetera. Poi i biscotti vengono infornati lì all'istante.
ristorante mentre loro bevono un succo d'arancia piuttosto che stanno un attimo lì a riposarsi e poi si portano a casa i loro biscotti che vengono sfornati davanti a loro. Certo. E quindi sono... Molto divertente, sì, quindi sono entusiasta. Veramente per tutte le età mi sembra un luogo adatto sì, a tutti. A tutti. Poi invece il picnic all'aperto quando si fa questo? Il picnic all'aperto si fa il sabato e la domenica. È un brunch all'aperto che noi organizziamo, l'esigenza è nata dal fatto che i nostri brunch sono sempre stracolmi di gente, gente in lista d'attesa, prenotati ogni 15 giorni, insomma non c'è mai posto, per cui ci siamo detti ma come possiamo fare? E quindi abbiamo fatto questo picnic brunch molto carino dove diamo coperte, cestini, cuscini e la gente si mette sui prati e mangia le nostre cose. Poi beh, chiudiamo perché infatti il tempo è volato con una chicca che è questo California B, sì. Abbiamo anche la fotografia. Sì. Praticamente un che? Un California B è il nuovo progetto di espansione California Bakery che sono dei negozi itineranti. Ecco, allora, ecco qua che esatto, vediamo. È un'ape, sì, è un'ape personalizzata, estensibile, refrigerata, dove noi pensiamo di aprire, di farne molte, di far sì che il California Bakery possa essere itinerante, quindi per tutti, fuori dalle scuole, fuori dalle zone residenziali, dalle zone di ufficio, per tutti, insomma. Sì, sempre con questa filosofia di portare veramente un po' di America con il cibo sano, esatto. E ingredienti appunto, dopo se c'è lei dietro c'è da fidarsi, sì. Proprio è per... il cibo da strada rivisto in chiave sana, healthy, nutriente, okay. Buona per tutti e che non è insomma la porchetta. Sì, e fa bravo, ok, benissimo, è stato un piacere, piacere aver avuto qui a Telemattina, allora complimenti, spero di veramente vedere tanti California Bakery in giro per l'Italia, per il mondo, intanto complimenti per quello che state facendo. Grazie Caroline Denti, titolare appunto di California Bakery. Grazie. Adesso a voi. Noi abbiamo la pubblicità dopo. Pubblicità.